Guardate che bella chiesa, chissà la storia, quale storia ci sarà dietro. Che bella! Mamma mia, tutta in mezzo nel verde, ma bellissima. Ma non ci sarà nessuno per chiedere informazioni. Anche riguardo a quella festa che faranno il 20 e 21 maggio. Lì c'è un frate, andiamo lì a chiedere le informazioni. Frate, mi scusi, possiamo chiederle un'informazione sul posto? Buongiorno buono a voi viandanti. Da qual contada venite? Non ho memoria d'aver visto mai gente così tal vestuta. Noi siamo in visita in questo posto speciale. Veniamo da Roma. Da Roma? Ah, siete vicini e quindi conoscete Papa Sisto V dalle grotte. Adesso il Papa si chiama Francesco. Francesco? Eppure pure egli quindi è francescano, come lo poverello d'Assisi. Ma senti, e voi faceste tanta strada da Roma fino a qui per vederlo che? Beh, intanto per visitare questo posto stupendo e poi per sapere quale festa ci sarà il 20 e il 21 maggio. Lei saprebbe dirci qualcosa in più? Lo 20 e lo 21 maggio c'è una festa di ringraziamento in onore di Papa Paolo V. Perché lui venne a Monterano a visitare le vigne e a bere lo vino d'Alicante, che è un vino speciale. Il vino di Monterano? Sì. Ma le feste e i giochi, frate, in cosa consistono? Oh, ci saranno feste, giochi, cavalli, cavalieri, e circhi e tiri con l'arco. Ma la cosa più bella ci sarà lo 20 e lo 21 di maggio, quando lo Duca di Monterano darà l'ordine a tutte le contrade e dirà i nomi dei cavalieri che comanderanno le contrade. Venite lo 20 e lo 21 di maggio, grande festa ci sarà. Quindi bisognerà venire a Monterano per assistere a questa festa. Venite e durante lo vostro viaggio, lo vostro percorso per ritornare a Roma, dite a tutte le gente che incontrate di venire lo 20 e lo 21 maggio a Monterano, grande festa, nessuno andrà via se non sarà satollo e se non sarà ubriaco. Grazie. Vi saluto, grazie. Viandanti. La ringrazio tanto. Buona giornata. A voi. E che Dio vi benedica.